Non siete oggi con cuore duro, ma che la voce, ma ascoltate la voce del Signore. Dal Vangelo, Signore sia con voi, con tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano. Accumulate invece per voi il tesoro in cielo, dove né tarma né ruggine consumano e dove ladri non scassinano e non rubano. Perché dove il tuo tesoro, là sarà il tuo cuore. La lampada del corpo è l'occhio. Perciò se il tuo occhio è semplice, tutto il tuo corpo sarà luminoso. Ma se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è in tenebre, quanto grande sarà la tenebre. Ako je dakle svjetlost koja je u tebi tamna, kolika će isto tama biti? Riječ Gospodnja. Parola del Signore. Finché Gesù era con noi, lui ci parlava con la nostra lingua, parlava di noi, parlava in modo umano, semplice, parola semplice, piena di immagini e delle metafore, di quello che siamo noi, come siamo noi, che tipo di esseri siamo. Lui questo lo diceva perché sappiamo come siamo fatti. Però più importante ancora, perché lui sapeva che noi abbiamo bisogno della sua parola, così che noi così che possiamo conoscere noi stessi. Senza la sua parola non possiamo sapere come siamo fatti. Stasera l'Evangelo, la scelta di questo brano dell'Evangelo ci fa vedere due immagini. Porta nel profondo della nostra anima e ci fa vedere chi siamo. La prima ci parla del cuore, l'altra ci parla della luce. La luce e il cuore sono metafore, sono immagini di quello che noi siamo dentro. Di che tipo di esseri siamo? Nel cuore di queste parole c'è la parola di Gesù che dice: dove il tuo tesoro, là ci sarà anche il tuo cuore. Come se dicesse: il cuore sa sempre dove si trova il suo tesoro e il cuore si attacca al tesoro proprio. Sarà sempre là dove si trova il tesoro. Se non sai che cosa è il tuo tesoro, allora guarda dove si trova, dove si trema il tuo cuore. Se non sai che cosa è il tuo tesoro, domandati con quale l'ultimo pensiero vai a dormire, che cosa sogni e con che cosa ti svegli. Domandati dove e come e quando trema il tuo cuore, perché il cuore sa sempre dove si trova il tesoro. Però non basta ancora per capire noi stessi, perché se il cuore trema là dove si trova il tesoro, questo ancora non vuol dire che sa arrivare a quel punto. Ci sono i modi che noi ci inganniamo. Grandi credenti hanno un modo semplice a capire Sacra Scrittura. E per questa parola, veramente dove si trova il tuo tesoro, là si troverà il tuo cuore. C'è una storia semplice dalla vita di un frate, Sant'Antonio di Padova,
che chiamano il santo di tutto il mondo, e dicono nelle figure, nelle immagini, nelle storielle, che non devono nemmeno essere vere, però nel suo modo pittoresco descrivono una cosa importante, sia per la vita sua di Sant'Antonio o in questo caso per capire la Sacra Scrittura. Dicono che una volta conduceva un funerale e allora ai parenti, quando hanno portato il corpo del defunto sulla tomba, gli ha detto: voi state seppellendo un membro della famiglia, ma il suo cuore non sta qua, il suo cuore sta a casa vostra. Andate a casa, aprite il cofano dove sta il tesoro e là troverete il suo cuore. E allora loro vanno a casa subito, aprono il cofano dove c'è il tesoro e trovano là ancora un cuore vivo che batte. Questo è naturalmente una immagine, però ci dice delle cose importanti su di noi. Noi possiamo andare in una direzione, parlare di una direzione della nostra vita, e il nostro cuore può essere dall'altra parte. Noi possiamo essere sull'altare come sacerdoti, far vedere con i gesti che questo è quello che io amo, ma il mio cuore può essere dall'altra parte. Possiamo stare in abbraccio di una donna, di un uomo, e dire a lui o lei: appartiene a te il mio cuore, ma io ti amo, però il mio cuore può essere dall'altra parte. Possiamo dire come credenti: sì, io amo Dio, io do tutto a Dio, io sono vicino al suo altare, ma il mio cuore può essere da tutta un'altra parte. Questa immagine drastica del morto, che il cuore è rimasto legato al suo tesoro e il suo corpo è andato sottoterra, ci dice che come possiamo noi essere divisi, che noi cominciamo noi stessi e il mondo, che sappiamo dove sta il nostro cuore, ma il cuore veramente può essere da tutta un'altra parte. Questo ci porta al punto di domandarci, in modo semplice: chi decide dove sarà il mio cuore? Se è vero che il mio cuore trema da sé a proposito di questo o quello, non decide su di me, ma decido io sul mio cuore. Noi sappiamo nella propria vita che in un momento regaliamo il cuore, e questo lo possiamo fare, e questo lo facciamo. Regaliamo il cuore a una persona, lo regaliamo a qualche lavoro, a qualche hobby, a un interesse, ma noi lo regaliamo. Questo è quello che dice Gesù nella parabola: noi portiamo la decisione a che cosa regaleremo il nostro cuore, e là ci possiamo ingannare. Per questo Gesù ci dice: non accumulatevi i tesori sulla terra, perché noi questo lo possiamo fare. Non possiamo al tesoro terrestre regalare il proprio cuore. Il cuore è strano, se non lo regaliamo al tesoro di questa terra, non c'è più per altro tesoro. Perché Gesù ci tiene che non regaliamo il cuore al tesoro della terra? Perché dice: il tesoro sulla terra può essere mangiato dalla tarma. Il tesoro della terra non dura, scompare, lo possono portare altre creature, con tempo prende ruggine, non vale niente. Per di più, tesoro sulla terra, altre persone possono farli diventare ladri e loro ci possono portare via questo tesoro. Tutto quello che considero sulla terra tesoro è fragile ed è debole, per questo chiede da me una forza enorme per conservare, che qualcuno non mi ruba questo tesoro, lo devo custodire con attenzione. Tutto il mio tempo va là che mi assicuro qualche cosa che non posso assicurare, che non verrà portato via. Quanti tesori terrestri si sono sprecati? Quanti ancora di più persone si sono rovinati per la cura di questo tesoro?
Quanta forza e tempo è andato nella preoccupazione per il tesoro che è scomparso. È andato da un'altra parte, scomparso da se stesso, oppure ha distrutto la mia vita della grande preoccupazione per questo tesoro. Noi questo lo possiamo fare, e secondo questo Gesù diceva: non fatelo, potete farlo in un altro modo, accumulatevi il tesoro in cielo. Un altro tesoro che non viene rovinato e che non ti può essere, non ti può essere portato via da nessuno, che non ti distruggerà. L'altro tesoro che non è di questo mondo, e tu puoi il tuo cuore dare a questo tesoro. La tarma non gli può fare niente, il tempo non gli può fare niente, e i ladri non lo possono rubare. Quello che accumuli in cielo appartiene a te. Il tesoro che è in cielo, quello che appartiene a te, è anche la cosa meravigliosa che appartiene a tutti, perché il regno celeste non è come quello terrestre. Quello esiste solo se tu lo dividi, esiste solo se gira come un donarsi gratuitamente. Là dove è il tuo tesoro, là ci sarà anche il tuo cuore. Naturalmente, la domanda più sensibile che ha a che fare con noi: dove è il mio tesoro? Dove è il mio cuore? L'altra immagine che ci fa capire noi stessi, la immagine è quello che parla della luce e dell'occhio. Qua abbiamo un discorso molto arcaico. Dice: l'occhio è la lampada del corpo. Se camminiamo per terra, questo possiamo farlo solo se vediamo. Se posso orientarmi, se posso guardare il mondo, se posso gioire nel mondo, è perché ho l'occhio aperto, chiaro. Più chiaro è, meglio trovo la strada. Questa è un'altra parabola per l'altro occhio, che è più importante, è Gesù. E dice: se il tuo occhio è cattivo, anche il tuo corpo sarà in tenebre. Se non vedi bene, tu non puoi trovare la via. Però viene una parabola ancora più importante. Se dunque la luce che è in te è tenebre, quanto grande sarà la tenebra? Questa è un'immagine che ci dice: il nostro dentro, interiore, c'è la luce, attraverso la quale io faccio la mia vita. C'è il principio, la bontà, quella assomiglianza del tesoro del cuore, che è importante per me per mettere un ordine alla mia vita. Che tipo di luce è questa? Quasi semplice, però è molto profonda, una domanda molto profonda a quale non è facile rispondere. Qual è il principio fondamentale della tua vita? Qual è il sentimento principale nelle fondamenta di tutta la mia vita? Con che cosa metto le cose in regola? Qual è il bene fondamentale a quale do il mio tempo e le mie forze? Dove sono e quali sono gli elementi che guidano il mio pensiero, le mie parole, il mio tempo? Cosa sta nelle fondamenta? Cristo sa che questo può essere la luce, ma lui sa anche che questo può essere anche luce oscurata, può essere anche la tenebra. Se il principio fondamentale è oscuro, e tutto è oscuro. Se io, per il principio fondamentale della mia vita, metto vendetta o odio, o seguire qualcuno, o scontentezza, se metto qualsiasi cosa oscura, tutto sarà oscuro. Non è possibile che non sia oscuro. Per questo, come importante è la cura per il cuore che cerca il tuo tesoro, così anche estremamente importante a scoprire che luce è accesa dentro di me. Lui si illumina veramente
oppure è diventata la tenebra. Sappiamo che Cristo parla di sé e dice che Lui è la luce del mondo. Questo per noi non è difficile da sentire, né capire, né rifletterci, ma per noi è estremamente importante le sue parole che entrano nel nostro profondo, vedere con quale bontà, con quale luce, con quale tendenza interiore viene condotta la propria vita. Perché di questo ancora oggi decido io, perché io ancora oggi posso entrare e portare nella mia anima la luce di Dio, perché io non sono solo la vittima delle emozioni, delle casualità nella vita, oppure un mio passato. Io posso con la coscienza volere che nel mio profondo si illumina la luce di Dio. Poi ancora una domanda molto semplice: che luce sta nel mio dentro, interiore? Naturalmente la chiamata che sentiamo da queste parole di Dio, di lasciare che Lui sia la luce. Perché quando Lui entra nella nostra anima, io vedo la luce in modo diverso, capisco me stesso in modo diverso e posso più facilmente a vedere dove sta il mio tesoro, dove posso regalare il mio cuore. Che Dio faccia che il nostro incontro stasera con Lui sia per noi la scoperta dove si trova il nostro cuore, qual è il nostro tesoro vero e dove illuminiamo la propria vita e rapporti. Amen.